Benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, c'è stato un colpo di scena, dovevo stare a Napoli per una settimana e invece ci sono stata praticamente 2 giorni. Con calma vi racconto tutto, ma intanto questa è stata la colazione del mercoledì, questa era la mia condizione, pigiama di Manu e intanto ci siamo goduti la mattinata per queste ultime ore che avremmo passato a casa. Abbiamo cercato di passare il più tempo possibile anche all'aria aperta, abbiamo fatto giocare Noel, ovviamente le girelle, come sapete, già sono sempre presenti. Dovete sapere che in questi giorni Noel è stato irrequietissimo, allora ci sono 2 dentini che stanno praticamente spuntando, gli incisivi laterali, ed è impossibile tenerlo anche in due, cioè io e Manu facevamo fatica a tenerlo insieme. Mi sono fatta una bella doccia, ho lavato anche i capelli e poi ho iniziato a prepararmi. Intanto che mi preparo vi racconto un pochino. Siamo scesi a Napoli principalmente perché c'era bisogno della presenza di Manu a casa. Io ero consapevole del fatto che Manu ovviamente non sarebbe stato tutto il tempo a casa con me, ma non pensavo che sarebbe stata così difficile. Praticamente limitavo molto Manu, quindi non poteva dedicare tutto il tempo che voleva alla sua famiglia e ce n'era veramente, credetemi, molto bisogno. Io ero consapevole del fatto che Manu ovviamente non sarebbe stato tutto il tempo con me, ma vista la situazione così difficile con Noel, stare da sola in una casa che non era mia, dove non avevo tutte le sue cose, tutti i suoi giochi, dovevo avere occhi dappertutto, magari dovevo anche cucinare, non sapevo dove erano le cose, insomma era veramente impossibile. Mi è venuta la mezza crisi e ho comprato 2 biglietti aerei. Li ho comprati letteralmente il martedì per il mercoledì e siamo quindi partiti. Non vi nascondo che ero molto preoccupata, ero molto in ansia perché non ho mai affrontato un viaggio da sola, soprattutto in aereo con Noel. Il papà ci ha accompagnato in aeroporto e qua ci stavamo salutando, è stato un momento molto particolare per me. E siamo saliti sull'aereo e il viaggio è durato all'incirca un'oretta. Sono riuscita a intrattenere con calma Noel. Prima del volo e dopo il volo gli ho comunque dovuto mettere un paio di video perché non riuscivo nemmeno più a tenerlo. Era molto stanco e l'ultima mezz'oretta di viaggio comunque sono riuscita a farlo addormentare. Mi sono goduta un po' di vista e anche se una volta arrivata praticamente al nord si è oscurato tutto perché stava piovendo, stava facendo un tempo terribile. Ci è venuta a prendere mia mamma e qua eravamo appena rientrati a casa. Io un po' ero triste, un po' ero, passatemi il termine, sollevata perché comunque ero di nuovo a casa mia con di nuovo tutti i giochi di Noel. Ma ovviamente triste perché sapevo che avrei dovuto di nuovo aspettare giorni prima di rivedere Manu. Ma comunque al mio rientro ho trovato questo bel pacchetto, in realtà è da parte di Manu, guardate che carino. È il regalo che mi ha fatto per la festa della mamma. Ho fatto 2 caffè, uno per me e uno per mia mamma e sono partita andata al Famila perché il frigo era veramente vuoto, piangeva. Al mio rientro poi mia mamma stava guardando Noel, ne ho approfittato per sistemare tutti i panni che avevo in valigia. Anche se avevo veramente pochissime cose perché per cercare di viaggiare il più leggera possibile ho lasciato molte delle nostre cose a Manu che avrebbe poi riportato lunedì a casa una volta che sarebbe rientrato in treno. Ho quindi sistemato la mia valigia, quella di Noel, ma vi ripeto c'erano veramente pochissime cose, messo 2 cose in lavatrice e ho rimesso la valigia direttamente sotto il letto. Noel era ancora bello tranquillo e ne ho approfittato per sistemare la spesa. Ho svuotato la spesa praticamente velocissimo e forse si vedrà anche male, ma comunque ho preso semplicemente dell'insalata, dello yogurt bianco per Noel, uno yogurt proteico per me, questo è il caramello, era buonissimo, qualcosina di dolce per quando vengono gli ospiti da mangiare con il caffè. Un po' di biscotti che ovviamente sapete mangio sempre al mattino, mirtilli che Noel veramente li adora. Un paio di omogenizzati diversi, pomodoro e verdure, questi erano in particolare. E questo in realtà era il tutto. Poi mi sono messa il pigiama perché mi ero addocciata al mattino, quindi ero già pronta per andare a letto. Ho preparato la cena per Noel perché io non avevo né fame, non lo so, probabilmente ero troppo carica ancora dal viaggio, da tutte le emozioni che avevo passato in quegli ultimi 2 o 3 giorni. Per Noel ho preparato un po' di pastine, essendo che avevo poco tempo, ho utilizzato un omogenizzato, appunto quello di pomodoro e verdure, con un pochino di parmigiano sopra. Questa potete vedere è la mia cena. Cereali, in particolare io adoro quelli tipo crunchy e lo yogurt che avete visto appunto che ho comprato prima. Mia mamma a quel punto era già andata, quindi mi sono dedicata completamente a Noel, abbiamo mangiato con calma la cena e mi ha dato una bella soddisfazione perché ha mangiato tutto, cosa che negli ultimi giorni invece non stava facendo. E penso che il motivo sia proprio il fatto dei denti, cioè lo vedo proprio che quando gli stanno per spuntare dei denti ha molto meno appetito e si attacca molto di più al seno.
Abbiamo così concluso la cena e fortunatamente no, il Duki che mi li aveva lasciati, quindi sono riuscita a, diciamo, finire di cenare con i suoi scarti. Ovviamente già sapevo che poi la sera, tipo verso le 11, mi sarebbe venuto un bel anguorino e quindi avrei mangiato qualche biscotto. Mi sono portata avanti poi con un po' di skincare e allora ho dimenticato a Napoli la metà delle mie cose. Alcune cose come magari creme, detergenti, alcuni trucchi. In realtà i trucchi li ho lasciati appositamente perché sapevo che avrei avuto a casa alcune alternative, ma ho lasciato ad esempio la crema per il viso, il detergente delicato che utilizzo sia per me che per Noel. E quindi diciamo che, vabbè, in questi giorni sto arrancando con quello che mi è rimasto a casa. Meno male che non mi ero portata tante, tante cose. Comunque sono andata a mettere il tonico per il viso, come potete vedere ci ho messo tipo 3 volte prima di prendere la mira giusta. Poi sono andata a mettere il siero per il viso, quello verde di Epoda, alla niacinamide per le imperfezioni. Come crema viso ho utilizzato una crema corpo di Noel, vabbè, questi giorni va così. Ovviamente collirio per gli occhi, meno male questo me l'ero portata con me. Noel ovviamente sempre in modalità cozza. Mi girava sempre intorno e vabbè, ho massaggiato tutto nel viso, ho fatto assorbire per bene e per finire ci ho aggiunto quello che metto ogni sera, un bell'olio per il viso. In realtà sto finendo il mio di Epoda e se ne conoscete magari qualcuno in particolare con il quale vi trovate bene, fatemi sapere, così vedo di attrezzarmi. Ho dato una sistemata veloce alle unghie, in realtà ho semplicemente tolto un po' di pellicine che mi davano un fastidio incredibile. Comunque vi devo dire che sono settimane che non sto più applicando gel semipermanente e penso di riprendere verso, non so, magari prima delle ferie, ma per ora le lascio riprendere un pochino. Tra una cosa e l'altra comunque giocavo con Noel e visto che era ancora tranquillo mi sono portata avanti con la cucina e ho lavato giusto quelle 2 cose che proprio c'erano da lavare. Ho riempito la bottiglia dell'acqua. Portarmi avanti è una cosa che adoro fare perché ovviamente non tutte le sere vanno bene con Noel, quindi ci sono sere che magari mi fa moltissimi risvegli e io non riesco veramente a far nulla quando sono da sola. È per questo che cerco di fare il più possibile prima di farlo addormentare, così che se mi si dovesse anche risvegliare tipo 10 volte sarei comunque a posto. Una cosa che comunque sì, io che Noel adoriamo, io perché proprio per praticità adoro farla, Noel perché gli piace vedere l'acqua del rubinetto che scorre, è proprio questo bagnetto velocissimo, è un bagnetto che non so, penso ci mettiamo tipo 3 minuti per farlo, ma lui ha modo di giocare un attimino con l'acqua del rubinetto. Io di sciacquarlo molto alla svelta e nelle sere in cui siamo magari particolarmente, non dico di fretta, ma comunque che abbiamo poco tempo e abbiamo bisogno necessariamente di una rinfrescata, utilizziamo questo metodo. Queste clip le vedete al buio, non perché ovviamente mi ero dimenticata di accendere la luce perché non volevo farvi vedere, ma perché la sera, cerco sempre di tenere il più possibile le luci soffuse o comunque più buio possibile per favorire comunque il rilassamento e prepararlo alle nanne. Con questo fondo incredibile ho preparato il lettino, in particolare ho preparato i cuscini per me. Ho acceso la luce, quella che accendo ogni sera per leggere il libro, ho abbassato le tapparelle. Ogni sera abbiamo salutato il sole, anche se sono giorni ormai che Noel non vuole più salutare il sole con la manina. Abbiamo scelto il libro della serata e un'altra cosa che abbiamo dimenticato è il pupazzetto di Noel, cioè la giraffina ce la siamo dimenticati a Napoli. Quindi abbiamo letto il libro senza la giraffina, ho aspettato che si rilassasse un pochino e poi ho messo giù il libro e ho iniziato a farlo addormentare. Per farlo addormentare semplicemente lo collo in braccio, gli do il seno e quando è ancora sveglio, ma rilassato, ci mettiamo nel lettino e lo faccio addormentare da coricato. Come vi anticipavo qualche video fa, stiamo cercando di dissociare il sonno dal seno. Ed eccolo qui addormentato con la sua lucina notturna. Io come sempre sono andata a prendere il baby monitor e vi dico la verità, non avevo la minima voglia di raccogliere tutti i giochi che vedete sparsi per casa, sono rimasti così, fino al giorno successivo. Tutto il resto della casa comunque era in ordine, quindi sono andata a letto tranquilla. Questa sera in particolare Noel ha fatto 1000 risvegli, quindi meno male ha fatto tutto prima perché dopo mi sarebbe stato veramente impossibile. Ora speriamo che questi giorni passino alla svelta senza il papà. Io spero che questo vlog vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video.